Lavori in corso al cimitero dell'Ulivo in quella parte di struttura che ospitava i servizi igienici. Il cantiere, appena si entra sulla sinistra con 3 WC chimici, dimostra che il disagio è concreto, soprattutto per le persone anziane. Alla parte più cospicua, quindi, dei visitatori del cimitero, che con certe strutture non hanno una grande confidenza e che ci chiedono a quando sarà ripristinata la condizione iniziale. Inoltre, molti lamentano il fatto che, recandosi nella parte più estrema della struttura, in caso di necessità di un bagno, devono risalire fino al cancello d'entrata praticamente per poterne usufruirne di uno e che quindi una stazione intermedia, diciamo così, non guasterebbe. Abbiamo girato le osservazioni fatteci dai cittadini e le loro esigenze all'assessore competente del comune di Fano, Cristian Fanesi. Non sono stati riaperti i bagni che in passato c'erano e quindi attualmente i bagni sono bagni chimici, quindi con un uso più scomodo. E nostra intenzione ovviamente è risolvere il problema a brevissimo, in maniera tale da poter mettere a disposizione il bagno che è comunque stato rimesso a posto recentemente, quindi speriamo possa essere fruibile in pochi giorni. È un pochettino che ci stiamo lavorando, quindi crediamo e speriamo di poter riportare alla, diciamo, questo piccolo bagno alla, diciamo, utilizzo di tutti i fruitori del cimitero dell'Ulivo. In più, molte volte ci sono arrivate richieste per posizionare dei bagni, magari anche provvisori, in fondo al cimitero dell'Ulivo, perché le persone che per un motivo o per un altro sono costrette a frequentare il cimitero hanno solo un bagno in cima alla salita, quindi è stata una specifica richiesta di molte persone che mi hanno incontrato in questi tempi. E la nostra obiettivo è quello di mettere dei bagni chimici, magari bagni chimici ovviamente perché non ci sono gli allacci di norme, eccetera, magari in posizioni anche più comode per accedere, e quindi contiamo a breve di sistemare entrambi i problemi.